Benvenuta, Avvocato Piera Di Stefano. Tu sarai una delle relatrici che terranno il webinar del 24 di novembre sulla Web Reputation insieme con il tuo collega Michele, l'avvocato Michele Di Somma. L'avvocato Piera Di Stefano è infatti ideatrice del marchio Avvocato del Web. E si occupa per mestiere di crimini informatici, privacy e web reputation, un argomento di cui si conosce sempre troppo poco, ma di cui vedremo che c'è veramente moltissimo da dire. Ci sarà anche un intervento della professoressa Daria Grimaldi, docente universitaria di psicologia sociale della comunicazione di massa e dei linguaggi digitali. Quindi sono tutti argomenti che riguardano il mondo del web, il mondo online, che oggi più che mai direi sono fondamentali. Ti chiediamo, avvocato, quali sono tre argomenti che verranno particolarmente approfonditi e affrontati il 24 di novembre. Certo, salve a tutti, ciao Karen. Dunque, verranno trattati questi temi, diciamo, io ti indico quelli più significativi, ma ce ne saranno tanti altri collegati tra di loro. Primo tema, sicuramente, è quello di come creare una buona reputazione online, ed è un tema che è rivolto non solo ai professionisti, alle persone fisiche, ma anche alle aziende. E le strategie per monitorare poi la reputazione e soprattutto per gestire quelli che possono definirsi i cosiddetti sinistri reputazionali, cioè degli episodi che possono mettere in crisi questa reputazione e come gestirli dal punto di vista della strategia comunicativa. Infatti, quello che vogliamo trasferire attraverso questo webinar è un concetto molto importante, che la reputazione oggi, soprattutto quella online, deve essere gestita all'interno di un team che prevede più diversificate figure, quindi esperti di web marketing e web communication e a fianco anche di avvocati e tecnici forensi, nel caso in cui appunto si debba procedere ad un accertamento, possiamo dire, alle acquisizioni delle prove di una, penso ai casi di diffamazione o di recensioni false. E infatti ci sono dei casi in cui l'esperto di comunicazione deve necessariamente, per poter portare la sua attività in maniera efficace avanti, interfacciarsi con l'avvocato. Perché oggi ci sono degli strumenti legali che ci permettono di tutelare la reputazione a 360 gradi anche delle aziende. Quindi parleremo di cosa è la reputazione da un punto di vista giuridico, perché la reputazione ha una tutela anche costituzionale, ed è importante questo, definirlo in maniera ben chiara. E poi parleremo in particolare del cosiddetto diritto all'oblio, come inteso come diritto alla dendicizzazione da Google di contenuti negativi che possono coinvolgere le persone fisiche, quindi anche manager, consulenti e direttamente le stesse aziende, perché il diritto alla dendicizzazione ci permette, in presenza di contenuti non illeciti, ma comunque negativi, lesivi, di poter dissociare quel contenuto da quella persona e quindi, se quella persona è all'interno di un'azienda e la presenta in qualche modo, a tutelare anche la stessa azienda. Grazie avvocato per questa sintesi di quello che saranno le 3 ore sulla Web Reputation che si faranno appunto il 24 di novembre. Ricordiamo a tutti gli interessati che il webinar è svolto appunto online, i posti sono limitati e che insieme a queste tematiche ce ne saranno tantissime altre che oggigiorno sono sempre più importanti da capire, comprendere e affrontare. E l'appuntamento quindi è il 24 di novembre. Grazie.